Siamo nell'azienda agricola di Giacomo e siamo con Sandro Di Giacomo. Sandro, qual è la prospettiva per la campagna olearia 2023? Finalmente in quest'anno si ricomincia per la nuova campagna 2023. Siamo proprio agli inizi, qualcuno sta raccogliendo, ma stanno raccogliendo le olive sparse, non gli oliveti proprio dove si raccoglie la maggior parte delle olive, quindi è un inizio. Forse quest'anno l'unico prodotto che in agricoltura sta dando dei ottimi risultati al momento è l'ulivo, perché il grano è andato male, tante altre, la frutta è andata male, i pomodori sono andati male. No. Quest'anno è stata un'annata pessima per il mondo agricolo. Speriamo per il mondo olivicolo che diano buoni risultati. Le previsioni sono ottime. Mosca non se ne vede talmente poca che non ha portato nessun danno. Il prodotto che si sta lavorando, anche se sta all'inizio, proprio parliamo di 5-10 quintali di olive, è un prodotto molto buono. Non è molto aggressivo, quindi le prospettive di avere nel momento clou della raccolta oli eccellenti ci sono tutti. Il prezzo dell'olio certamente, come tutti sanno, è salito un po' per colpa della mancanza, un po' che finalmente si incomincia a valorizzare questo prodotto, che non è tagliato, proprio originale, come madre natura ce lo dà. Sicuramente andranno a finire su 12 euro circa, più o meno. Le olive, il prezzo delle olive oscillano come sempre, si porta dietro il prezzo dell'olio. Se vai su troppo con le olive, col prezzo delle olive, poi le rese sono attualmente 12-13, rimane una decina di chili di olio. Se vai per esempio a 100 euro, l'olio già ti viene a costare 10 euro all'origine, metti la confezione e tutto il resto si va a finire sicuramente sui 15 euro, e a 15 euro incomincia difficoltoso vendere olio, perlomeno in quantità decente. Se si parla di 50 litri d'olio, può darsi pure che si riesce a vendere. Comunque, l'annata è lunga, siamo agli inizi, vediamo che cosa succede strada facendo, e buon raccolto e buon prodotto a tutti.